Oh mio Dio. No, no, no. Quando il capello è così proprio che frizza paglia. Ragazze, trucchini e trucchine, oggi un nuovo look un po' più primaverile, fatemi sapere se vi piace. Bentornati in questo nuovo video, io sono Gaia, questo è Senza Trucco, il mio canale, quello è Trucchino, la nostra mascotte, ve lo avvicino, un dolcissimo coniglietto. Se siete nuovi e passate di qua, vi invito a iscrivervi, se... Scusate. Dopo un po' di video in cui ho messo in atto cose che ho visto fare e credo fosse meglio che io mi stessi ferma e ho fatto un po' di beauty hacks strani, ho provato il fondotinta Pixel che tipo non mi è riuscito manco niente, proprio zero. Oggi voglio vedere i fallimenti degli altri perché questa cosa mi infonde un po' di coraggio. Anche a voi scivola sempre la bretella. Vabbè, lei voleva andare al ballo con questo make-up. Bellissimo. Oh mio Dio, sembra una crosta di pane. Cioè, certe volte le make-up artist non capiscono che il troppo storpia e che bisogna sempre vedere che tipo di pelle ha la cliente, se no l'effetto è questo, un setaccio. Hi guys, today we're Funziona? trying a lipstick Ah, lei è pen. Okay, Sydney, so I quella need a piece brava. of wax paper. Prende un po' di carta forno. No, ma che cos'è? Okay, so now it's big enough to cover my mouth. I'm gonna use this lip Ok, pencil to trace it. sta disegnando la forma delle labbra sulla carta Okay, I got the forno col outline down. pennarello. Now we gotta fill it in with lipstick. I'm gonna throw some lip gloss on there too while we're at it. Ma Okay, I just perché? wet this paper towel and now I have to press this to my lips. Ma al massimo al contrario, sotto ci devi mettere il gloss. Ma mettersi il rossetto It's not normalmente. even that bad. Scusate, sono io che sono troppo complicata. Cioè, perché usare direttamente l'applicatore quando puoi allungare il procedimento di 6 minuti? Logico. Take off my makeup with Questo me. è The Handsome Mask. Squidward edition. All right, I'm gonna start with the bald Oh cap. mio Dio. Cioè, questi fail sono diventati di nuovo Removing Oh Makeup gosh. Challenge. Okay, I don't know if I'm gonna be able to get this Questa chin sarà off tipo una cosa without di remover. plastica, di... Ah! Ho Part of it. sentito del dolore, sto sentendo del dolore. Oh my god, that hurts so bad. I use some spirit gum remover. Infatti, se c'è il rimuovitore, come si I can't. chiama? I literally can't. Usalo! My skin is literally burning. No, le sta bruciando. Incredibile quanto siano Thanks for intensi questi watching. I'm gonna go colori. shower. Lei stava facendo un tutorial? Ma che cipria! Bellissima! Green. I'm green. Quando il suo ragazzo non ha fatto questo bellissimo scherzo, cosa da ammazzarlo! No, ragazzi, cioè, ma. No! Sembra uscita dalla fabbrica, ma com'è possibile? No, non potete capire, quando una si trucca da 600 ore come lei, poi non capisce più niente e finisce per scambiare un pennello per una cannuccia. L'espressione è fantastica. Ok, correttore, matita nera. Oh mio Dio, leggermente overlip. Oh mio Dio! Lei ha provato a fare le lentiggini con l'autoabbronzante. Questa è nuova, questa mi mancava. Potrebbe essere più naturale comunque. Non so se avete visto che ho provato a farle con lo spray per la ricrescita. Vediamo. Se ne va a dormire. No, ragazzi, sembra che ha preso il sole attraverso uno scolapasta, sinceramente. Oh mio Dio, oh mio Dio! Io sto soffrendo per lui. Perché fare la ceretta alla barba? Cioè, deve essere una cosa dolorosissima. E
poi quelli al naso mi convincono un po' di meno. No, quel ragazzo dietro, non so se vedete, si sta tenendo la fronte perché sta per svenire. No, no, io temo per il naso. No, problema, non mi conto il mio... Oh mio Dio. Ok, lei ha comprato la maschera viso che è in tipo in pillole. Che razza di prodotto è? Che schifo. E dice che è appiccicosa come la colla. Non si è capito che maschera viso è? Lei sta provando a fare le lentiggini come l'ho fatta io, vi linko il video. E anche lei. Io fortunatamente questo errore l'ho fatto sulla mano e preme un po' troppo la confezione. Vedete, io ce l'ho ancora qui. Il mio migliore amico oggi non le ho fatte, ma potrei farle, chi lo sa. Ragazzi, questo video lui ci ride, ma è praticamente una ragazza che stava filmando un video per YouTube durante un terremoto. Cioè lei mentre registrava, a un certo punto c'è stata una scossa di terremoto. Ed è veramente raccapricciante. A posteriori fa ridere, ma sul momento anche io sarei morta di paura. Ok, cosa hai combinato? Oddio, si è fatta la ceretta? Si è fatta la ceretta e si è fatta male? Vediamo. Lei commenta, ridiamoci insieme, quindi dovrebbe essere una cosa divertente. Vabbè dai, mi sembrava di peggio. Cioè considerate che io sono sempre così. Appena finisco di fare la ceretta al baffo con le sopracciglia. Ecco, lei voleva i capelli divisi a metà. E ovviamente una cosa così difficile se la fa fare in casa. Mi sembra logico. Oddio, ma fumano? Stanno fumando? Hanno preso fuoco. Oh mio Dio. Di nuovo. Cute. Te li sei distrutti. Ha provato i bigodini, quelli che ho usato anche io. Ce l'ho ancora qui da qualche parte. Vediamo. Con i capelli riccissimi. Io il problema è inverso. Non mi resta la piega manco a pagare. Ci rinuncia e si strappa pure le ciglia finte dalla vergogna. Dice, che cos'è? Ah, il ragazzo voleva queste treccine da rapper. Wow. What he got? Ah, sembra Medusa, la testa quella di serpente. Allora, lei si era già decolorata i capelli, che ovviamente, come abbiamo imparato, se vengono decolorati troppo si strappano, si sciolgono, si cuociono. E quindi come soluzione ha deciso di indossare a vita un cappello la ragazza. Vediamo che cosa ha combinato. Quindi ha utilizzato lo shampoo viola per contrastare il giallo arancione dei suoi capelli, che continuano a morire malissimo e a suicidarsi. Cioè, quando il capello è così proprio che frizza paglia, è morto e vuole soltanto evaporare. Cioè, lasciateli stare. Oh mio Dio, i capelli frizzi pazzi. Allora, lei che cosa sta facendo? Stai scherzando, spero? E l'amica ride di gusto? Lei anzi reagisce con dignità. Hey everyone. Ah! I'm already crying. Che è successo? I'm gonna try and do this with composure. Lei non si è lavata i capelli per una settimana e adesso le si sono annodati così tanto che non riesce a pettinarsi. Vi giuro che mi ha fatto pena. Lei si è rasata i baby hair. Perché? Ma perché ti crescono poi tipo...
Ma che esatto, ma sei pazza! Voi lo sapete che negli anni passati, cioè parlo tipo di centinaia di anni fa, se non sbaglio nel 1700, le donne avevano come canone di bellezza quello di avere la fronte molto alta, quindi tipo io che invece ce l'ho bassa, avrei dovuto rasarmi i capelli tipo fino a qua, perché la donna era bella se l'attaccatura le partiva da qua sopra, quindi cioè, non oso immaginare la sofferenza, cioè veramente, il dolore è più che altro continuamente doverli ritagliare perché poi crescono gli spuntoni, ma gioia mia, così perfetta, per quale motivo l'hai fatto? Che sta succedendo? Lei si sta facendo i boccoli? Ma è una parrucca o sono capelli suoi? Erano suoi. No. 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 Non c'è... Io ho... Veramente provo del dolore fisico quando vedo i capelli scannati col tringiapollo. Cos'è? Allora, penso che stia facendo soltanto i ciuffi davanti, viola. Però dai, fighi. This looks so good. Ho visto di peggio. Oh no. Si sta tagliando i capelli. Che già sono decisamente scannati e non la vedo molto, molto sicura di sé. Però dai, probabilmente meglio di come se li si è rovinati prima. Ma io mi chiedo, perché non ve ne andate dal parrucchiere? Cioè, vi dispiace così tanto fare guadagnare quei poveri parrucchieri? Ma lei voleva dei capelli blu? Un puffo. Ok. Sono curiosa. È un classico. Quando una mette la piastra, partono sempre sti cosi dritti, tremendi, che non c'è verso di farli scendere giù. Non c'è verso. Wow, che capelli lunghi. Un casino. Non ha usato la sua beauty blender per alcune settimane e gli sono spuntati i funghi. Che cosa? Oh mio Dio, ma cos'è? Ha la peste bubonica. Hey guys, just came back from dance class. Michael Jackson. Michael, what are you doing? Che cosa ci fa Michael Jackson sul tuo letto? Non capisco questo. Why'd you lock the door? Ecco, questo non c'entra niente, mi ha fatto morire. No, 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 no. Sto per sentirmi male. Non è così che doveva andare. No, questa cosa fa malissimo. Cioè, vi rompe i capillari delle labbra e vi possono venire dei lividi. Spero che non ti sia successo questo. No, dai, anzi, non so, potrebbero spuntare anche dopo. E soprattutto vi dura tipo 2 minuti e rischiate di rovinarvi le labbra, il sistema cardiovascolare per avere la fungia, cioè le labbra a canotto. Can y'all see that? Oh mio Dio, this ma che cosa è successo? This is the worst allergic reaction I've ever had to makeup in my life. I cleaned all my brushes. I need help. Oh mio Dio, lei sicuramente ha avuto una reazione allergica a qualche cosmetico e si è letteralmente gonfiata. Cioè, questo significa che dobbiamo stare veramente attenti a quello che ci mettiamo in faccia, perché alcune volte è meglio fare sempre una piccola prova, perché possiamo essere allergici anche a qualcosa che non ci immaginavamo minimamente. Quando vuoi fare una linea dritta e finisci per diventare Batman. Niente, questo è quanto. Io direi che ci siamo divertiti abbastanza per oggi. Fatemi sapere qual è il fail che vi ha colpito di più e ci vediamo al prossimo video. Ciao!